della sentenza della Corte di Giustizia europea che condanna lo Stato per la reiterazione dei contratti a tempo indeterminato. Con il nuovo articolo 10, invece di prevedere, come proposta dai nostri emendamenti, una fase transitoria con un piano di assunzioni pluriennali per i soli titoli che permette di sanare la posizione di tutti i docenti precari, viene prevista un'unica tornata di assunzioni in numero sufficiente. Nei prossimi anni, peraltro, sono previsti oltre 300.000 pensionamenti che consentirebbero un ricambio generazionale del corpo docente. Le modalità di assunzione che pongono gruppi di abilitati su piani diversi unicamente in base alla data in cui l'abilitazione è stata conseguita realizza inoltre una palese violazione della nostra Costituzione e darà il via a una pioggia di ricorsi che paralizzerà ancora il meccanismo delle assunzioni, nonché, cosa ben più grave, il diritto dei nostri figli ad avere una scuola che funziona. Grazie, onorevole Nassi. È iscritto a parlare il deputato Giancarlo Giordano. Prego. Grazie signora Presidente per annunciare il nostro voto contrario a questo emendamento e per sottolineare due cose. La prima, ha ragione l'onorevole Ghizzoni, condivido quasi del tutto le parole che ha usato, però non condivido quelle che non ha usato, cioè il fatto che, a dire la verità, questa misura contiene una cosa giusta, che riguarda le graduatorie ad esaurimento, ma una cosa che giusta non è, e cioè il fatto che ci si propone di cancellare il precariato, ma in realtà si stanno cancellando i precari o un certo tipo di precari. La seconda, che non condivido, ve lo dico con l'amarezza di queste ore nel vedervi votare questo provvedimento. Risparmiateci almeno la finzione di non essere d'accordo con la destra. Grazie. Grazie, è scritta a parlare la deputata Prestigiacomo, a titolo personale. Presidente, noi abbiamo tanta stima nei suoi confronti, ma non possiamo non sottolineare il fatto che la deputata Ghizzoni, nel suo intervento, con un livore che veramente non le fa onore, non si è rivolta alla Presidenza, si è rivolta nei confronti di una deputata, anche se ex ministro, puntando il dito. E da parte sua, Presidente, ci saremmo aspettati un richiamo, perché non ci si può rivolgere con questi termini a una singola deputata, forse perché è del suo partito, forse perché anche lei condivide e sottoscrive le parole dell'onorevole Ghizzoni. Quindi rimanga agli atti che questo non è un modo imparziale di condurre i lavori e che da parte nostra c'è veramente un forte risentimento e ci aspettiamo che lei intervenga per censurare l'intervento dell'onorevole Ghizzoni. Nel merito non posso che sottoscrivere le parole della collega.